Sì, premetto che è la prima volta che faccio un tutorial. Comunque questo è il video di partecipazione del concorso di Elisioba Making Dialect. Io vengo dalla Campania, precisamente da Napoli, quindi cercherò di fare un tutorial del mio gruppo preferito, il napoletano. Proviamoci. Allora, a commezzo mettiamo un braccio nido, questo, su tutta la palpebra. Ne metto ancora una di fuoco. Fa una forma rotonda. Siccome non mi ancora le nido, ne metto ancora una di fuoco. Poi tutta la febbra mobile, così. Ripeto, la stessa cosa che la cucchia. Cercando lo fa quando è più tale e quale possibile. Mo, sempre con lo stesso pennello, piglia una tavola di nido e faccia V in da fine dolce. Faccio V a corsia e poi a porto chiudendo, cercando di fare una linea abbastanza ritta e quella più precisa possibile. Ok, a così. Faccio questa cosa da là. Circa lo fa quando è più diritto possibile. Poi mo qua prendi la spugna, prima di ferita, a cucina. Questo pennello qua prendiamo un po' di grigio chiaro, il grigio vista, e lo metto proprio alla fine lunga a cucina e a porta corpo. Poi da un effetto smoothie. Faccio la stessa cosa qua. E poi con questo pennello di stucca fine, sfumo. Ok. Siccome qua vedo che ancora un po' grigio, metto la tutta venire solo mi calucce. Ok, passiamo la rilascia. Faccio lo stesso procedimento, metto il nido a sotto facendo la linea fino a fine. Fine mi dà, fino a due fino a qui. E faccio la stessa cosa da qua. Ok, mo prendiamo l'eyeliner, prendiamo l'eyeliner nido, la uso questa, che è uguale a stufa, e cerchi di fare la linea quando è più fina possibile la decoppa. Ah, così. Partiamo da lì, prendo verso la fine, e poi rovescio verso l'inizio. Faccio la stessa cosa che sta durata. Scusate, non lo fa troppo a ruffi perché sennò sto ce l'ho a passare. Ecco qua. Vedo che sta durata. Perfetto. Ora, come viene l'angolo incluso, faccio tipo una V seguendo a forma e l'ombretta. Faccio la stessa cosa pure a questa durata. E ne porto a sotto un poco.
piramide, la stessa cosa che sta da parte. Scala, la uso di da L'Oreal. Non lo sta, non metto la dopo. Aspetta, andiamo là da qua. Lo poca sotto perché non so se mi sa la vita. E combattiamo su. No. Quindi prendiamo lo sard, questo qua. E con un po' di card rosso, scusate non mangio girata. Ne auto questa, lo faccio il zigomo. Nel labbro, quindi sul rossetto era libero, che è il numero 632, e mi metto. A poco invece ci metto Watershine della Medellin, che è sempre rosa, e da un occhio brillante. Ok, siamo pronti. Spero che vi sia piaciuto e che abbia voluto qualcosa. Un bacio a tutti.